Introvisione è un movimento costituito da un gruppo di artisti marchigiani che portano il loro pensiero e le loro opere in tutto il mondo. Questo movimento nasce da pochi mesi, perché in realtà l'associazione è stata costituita a fine 2014 con una prima performance qua sul territorio, nel comune di Ostra in particolare, per poi proiettarsi subito a livello internazionale nel Sud America, in particolare in Argentina al bellissimo Museo Borges. Per raccontare cos'è questo movimento, è un'associazione di artisti che è proiettata verso il futuro per valorizzare comunque il bello in senso lato. E questo è abbastanza scontato, perché parlando di arte comunque si parla di qualcosa di percepito come bello. Ma l'obiettivo principale è quello di riuscire a instaurare con i fruitori di queste opere d'arte un benessere interiore che riporti la centralità dell'uomo. Sono tre gli artisti creatori del movimento artistico Introvisione: Giovanni Schiaroli, Monica Raffaeli e Roberto Giovannetti, tutti accomunati da un lavoro di analisi della propria persona per una più profonda consapevolezza di sé, ma ognuno fedele alla propria tecnica espressiva. Due mesi a Buenos Aires, eravamo partiti per una mostra al Centro Cultural Borges e poi all'ambasciata italiana ci hanno chiesto una seconda mostra e siamo andati a La Plata. La Plata, al Museo Malvinas, ci hanno curato tutto loro, è stata una cosa veramente buonissima, che ci è piaciuto molto. Da tempo porto avanti una ricerca fondata sul studio della trasformazione della materia data dalle emozioni e dallo stato della mente. Quindi, in particolar modo, vorrei comunicare al pubblico l'importanza che hanno i nostri pensieri sul nostro stato fisico ed emotivo. Un modo per poter conoscere se stessi. Perciò l'arte come un elemento nuovo, oltre che l'estetica, che le emozioni in senso generale, un approccio per trovare la nostra bellezza interiore. L'uomo contemporaneo deve riscoprire il proprio valore emotivo e la qualità dei suoi sentimenti. Questo è il messaggio che gli artisti porteranno in giro per il mondo.